Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Come state? Tutto bene? Tutto a posto? Qui tutto bene ragazzi, e come potete vedere siamo praticamente già in mood natalizio. Siamo già pronti per il 25, abbiamo già addobbato per bene tutto lo studio. Ho preso anche il nostro carissimo albero di Natale verticale, che se non sapete come si fa vi lascio il link qua sopra in alto a qualche parte, così potete anche voi cimentarvi in quest'arte della creazione degli alberi di Natale sui muri. E nel mentre ragazzi, tra un regalo e l'altro, visto che ecco, diciamo che sto testando anche cose abbastanza interessanti, però ve ne parlerò in un prossimo video, e tra un biscottino e l'altro, come questi che vi lascio in descrizione anche qui la ricetta su come farli, diciamo che anche qualcun altro ha deciso di farmi un bel regalino, e ovviamente stiamo parlando di Vodafone. Vi ricordate che 7-8-9 mesi fa circa feci un video sull'offerta da 7,99€ di Vodafone, che appunto passando da Iliad avevi 100 giga minuti sms limitati a 7,99€. Ecco, praticamente qualche giorno fa è arrivata la prima rimodulazione di questa bellissima offerta tramite un bellissimo sms, dove in pratica ragazzi sapete che cosa cambia? Praticamente nulla, se non il prezzo dell'offerta ovviamente. Perché cos'è che vanno a fare loro? Loro mi dicono che mi daranno 100 giga sms minuti illimitati alla modica cifra di 8,99€. Il fatto è che io 100 giga minuti sms illimitati ce li avevo già. Però cambia una cosa, nel senso che io avevo, era una special 50 edition o qualcosa del genere, che costava 7,99€, 50 giga più altri 50 giga gratis se pagavi con carta di credito. Qui cos'è che fanno? Mi tolgono i 50 giga gratis e me ne danno 100 del tutto. E che cambia niente, ho sempre 100 giga, sempre 100 giga sono, quindi ecco, non capisco il vantaggio. E il fatto è che leggendo il loro messaggio te la fanno sembrare come se fosse un vero e proprio vantaggio, perché comunque avrai più giga, più cose, più di qua, più di là, però io effettivamente non riceverò nessun vantaggio se non appunto l'euro in più. Poi vabbè ragazzi, non è per l'euro in più, perché comunque tra costi, inflazione, cose di qua, cose di là, giustamente anche loro devono adeguarsi ai prezzi attuali, però loro dal messaggio te lo fanno sembrare come se fosse un vantaggio, cioè come se io ricevessi cose in più, ma in realtà non sono loro che ricevono cose in più. Potrebbero semplicemente scriverti: guarda, la tua offerta aumenterà di un euro, se vuoi restare con noi resta, se non vuoi restare con noi sei libero di andare. E quindi ragazzi, questo è, dopo 8-9 mesi finalmente è arrivata la prima rimodulazione di quella fantastica offerta che trovai appunto all'epoca. Ora non mi resterà che valutare se restare con loro o se magari passare a un altro operatore. Adesso valuterò, perché comunque 100 giga mi bastano e avanzano. 8,99€ non sono questa gran cifrone, la rete comunque è la migliore d'Italia appunto secondo me, anche perché comunque di velocità ci siamo, di qualità delle telefonate ci siamo, copertura top, quindi mi sa che mi tocca rimanere con loro, poi vedremo, ecco. E niente ragazzi, io spero di esservi stato utile in qualche modo con questo video, appunto ecco, ci tenevo a farlo appunto per aggiornarvi sulla situazione Vodafone, anche perché nei commenti mi ricordo che c'era una grandissima richiesta di aggiornamento su questa offerta, e effettivamente dopo 8-9 mesi è successo quello che doveva succedere. Nei prossimi video ragazzi andremo a recensire appunto questa cosa qui che sto provando, che appunto è la Alpsim, dove tratta appunto dei giga illimitati e cose del genere, e che appunto sto ancora testando, e vorrei appunto capire dove arrivano questi giga illimitati, perché ecco, loro confermano che sono veramente illimitati. Ho scaricato circa 700 giga di roba negli ultimi 10 giorni, e quindi ecco, vediamo. Poi c'è stato anche un cambio di rotta che adesso appunto non posso spoilerarvi niente, ve lo farò vedere appunto nel video direttamente della recensione di Alpsim. E basta ragazzi, ecco, visto che dopodomani sarà Natale praticamente, io vi auguro tantissimi auguri di Natale, vi ringrazio tutti davvero per il supporto, per il canale, per le iscrizioni, per le interazioni, insomma tutto quello che sta succedendo ultimamente sul mio canale, quindi davvero grazie, grazie mille a tutti. Quindi davvero buon Natale, buone feste a tutti ragazzi, e noi ci vediamo al prossimo video.